21esima puntata della Torre di Babele più dissacrante dell'universo televisivo. Adesso, mentre vi sto parlando, potrebbe svolgersi un incontro, anzi sicuramente si consumerà un incontro importante, fondamentale, ce lo auguriamo noi tifosi romanisti, per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Ce ne racconto subito tra qualche istante il nostro Checco Docasano, però sappiamo che in qualche modo il controprogetto, se possiamo definirlo tale, ratificato negli studi tecnici del Comune, è stato inviato ai proponenti nello studio legale Tonucci e in questo momento è arrivata l'unità di crisi, la task force, la delegazione giallorossa capitanata dal direttore generale Baldissoni proprio all'interno del Capitolio. Questo sembra favorire, ripeto, sembrerebbe, utilizziamo il condizionale perché la S Roma è una società quotata in borsa, una fumata bianca della quale speriamo di potervene dare conto durante la diretta televisiva. Buonasera a Roberta Petrelli. Buonasera Max, bentornati a tutti i nostri amici telespettatori. Nel sondaggio di questa sera vi chiediamo, per quanto riguarda la Roma, se è la squadra favorita per vincere l'Europa League. Invece per quanto riguarda di noi... Assolutamente sì, hai ricordato com'è possibile interagire off the records senza soluzione di continuità anche durante le pause. Basta andare sulla innovatissima pagina di Teleroma 56, cliccare mi piace e, come ha detto Roberta, andiamo subito ai fatti legati alla più stretta attualità. Ovviamente ci occuperemo anche del calcio giocato, però in questo momento si stanno definendo, speriamo, i dettagli per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Mentre vi parliamo in Campidoglio, buonasera a Checco Docasano. Ci scrivono rispetto per lo stadio della Roma e poi buonasera da Francesco, secondo me la Roma è la seconda favorita per l'Europa League, saluti da Aprilia. Sorteggio ma in discesa, ma forza Roma. Max e amici giallorossi, la Coppa Italia non è fondamentale, serve a poco se non per lo spottò tra tifosi e basta, ci scrive Angelo da Viterbo. A Roma non si farà mai niente, solo le buche sulle strade sono capaci di far lievitare, la colpa è nostra. Max, guarda che ti tengo d'occhio, ciao dal tuo vecchio compagno di banco Stefano Vecchioni. Oh, saluto anche vecchi amici. Il Cicoria, scrivono Cicoria, assolutamente bene. Sgarbi non lo conosco, grande capitano. Petruzzi, perché non ti sei bocciato dopo le dichiarazioni su Zeco? Un saluto a tutti, capitano quando viene a Latina per avere un autografo è sempre Forza Roma, ce l'hanno con te Peppe. Benissimo. Petruzzi, tieniti immobile, noi ci prendiamo Zeco tutta la vita, ma chi ripensare quello che ha detto di Tempestilli il nostro Cicoria. Ma no, insomma, il direttore Pasquale Foggia, direttore. 3-1. Vince la Lazio. Certo. Inter Roma, veloce. Inter Roma, 1-1. Uno pari, capitano Giuseppe Giannini. Lazio Udinese 2-0. Sì. Inter Roma 0-1. 0-1, Cinzia Sant'Angeli, la gufetta biancoceleste, vai. Lazio Udinese 2-1 e Inter Roma anche. Mister Fabio Petruzzi. Lazio Udinese 3-1 e Inter Roma 1-2. L'avvocato Fantino, prego. Lazio Udinese 2-2 e Inter Roma 2-3. Benissimo, presidente. Lazio Udinese 2-0, Inter Roma 2-0. Benissimo, allora mi raccomando, noi andiamo a salutare il nostro. Dovremmo convincerli dicendo che ci sei tu, ci sono, c'è tutto il processo dei tifosi domani a Via Giusto Fontanini. No, scherzo, l'unico sistema per apprezzare le vetrate, perché credetemi, è difficilissimo spiegarlo in televisione, è difficilissimo spiegarlo con le parole. La soluzione migliore è venirle a vedere, venirle a toccare, venirle a movimentare, e vi renderete conto della facilità con cui si apre e si chiude il vostro balcone e come potete vivere quei spazi. Potete usufruire domani, con una giornata che non sarà bellissima purtroppo, però vi renderete conto, dato che i nostri showroom sono tutte ambientazioni di vari tipo, quindi vari balconi, vari terrazzi, vari pati, potrete riconoscere il vostro balcone e in quel caso potrete vivere come se fosse a casa vostra quei spazi e quindi immaginare di come potrebbe venire il vostro lavoro. Quindi vi invito tutti quanti, venite in via Giusto Fontanini 57-59, zona Gregna Sant'Andrea, sud raccolto anulare di sabato, è facilissimo raggiungerci, venite a vederci, venite a trovarci e per automaticamente con vi convincerete. Ecco. Benissimo.